Ciao a tutti e bentornati su Zenat Factor. Eccoci su Destiny, questo sarà un video molto veloce, ragazzi. Vi spiegherò un modo, un modo veloce e semplice per battere il boss dell'assalto mente intramontabile. Questo metodo l'ho usato nel calo notte di questa settimana, che oggi è il 23 agosto, giusto? Sì. <ride> nella quale c'è il cala la notte con la mente intramontabile, giocoliere, bla bla bla, un po' di roba, adesso vi faccio vedere subito al volo di cosa stiamo parlando, un secondo, mi sto rincoglionendo, allora il cala la notte, come vedete io l'ho già fatto, è, è dell'assalto mente, mente intramontabile con le braccia del vuoto, io adesso ho equipaggiato un fucile da cecchino con danni da vuoto ragazzi con questo con qualsiasi cecchino danni da vuoto lo si può fare tranquillamente questo metodo per sbolognare in velocità il boss dell'assalto metti tramontabile che è Caranoti di questa settimana visto che già l'assalto è abbastanza ostico in vari punti almeno il boss ce lo possiamo fare in scioltezza adesso io mi faccio al volo questo assalto in modalità facile per arrivare subito al boss e vi faccio vedere dove mettervi e cosa dovete fare questo il metodo io l'ho provato in due però è fattibile anche in tre da solo non sono riuscito perché eh, si ha un lasso di tempo veramente piccolo per fare questo glitch però ve lo faccio vedere al volo ragazzi così mi capite meglio bene ragazzi siamo arrivati alla stanza del boss il posto che vi sto per mostrare è questo ci sono caduto per caso e ho notato che i nemici non mi attaccavano praticamente basta stare dietro questo cioè dentro questo muro che si può tranquillamente uscire qua davanti e i nemici non arriveranno oltre quel pilastro lì e quindi non vi attaccheranno sporadicamente può capitare che i minotauri arrivino fino a qua e vi attacchino però sicuramente quelli più piccoli non si muoveranno di lì potete attaccarli fare quello che volete da qua dentro e non vi toccheranno mai e invece il boss è un po' differente ragazzi perché il boss eh, non vi attaccherà solo fin tanto che rimarrà lì nello spawn iniziale Dopodiché appena cominciare ad avanzare vi attaccherà Però c'è un, un bel 30 secondi prima che avanzi E se vi mettete qua, noi abbiamo fatto in due il cala la notte con eh, cecchini da vuoto E il, niente, il boss non, non spara fino a qua Se siete in due o anche in tre Uno deve stare sopra uno dei due... Guardiani che stanno sotto appunto perché uno qua e uno di fianco ragazzi ci state e si può sparare e in 448 con i danni maggiorati qualsiasi brace ci sia il boss non vi attaccherà e non proprio non, non attaccherà nessuno quindi adesso sta attaccando perché quelli stanno avanzando e adesso ho cominciato ad avanzare e mi ha attaccato Però quel posto lì ragazzi davvero è fantastico in due con eh, un membro del mio nuovo clan di Destiny siamo riusciti a farlo fuori in 30 secondi a dir tanto. Non aveva ancora iniziato ad avanzare, cioè aveva appena iniziato ad avanzare ed è morto così subito ragazzi Davvero è un uh, posto fantastico Con questo metodo lo si può usare con qualsiasi brace, con uh, qualsiasi danno maggiorato E si possono usare sia armi da cecchini che hanno i primari e che lancia razzi però questo metodo funziona dovete entrare prima che si attivi quella barriera lì ragazzi perché se no vi sbalza in avanti e, e come vedete non si può più entrare dovete farlo prima che spona il boss potete tranquillamente entrare eh, quando manca ancora uno o due nemici prima di quelli che arrivano prima del boss in modo da ucciderli da lì dentro e poi attivate il boss e che dire, è un metodo molto veloce, in 30 secondi mi fate il boss eh, in scioltezza ragazzi, davvero. Quindi ragazzi ricordatevi, dovete entrare in quel buco da sopra, perché da sotto non potete entrare perché eh, si, si esce acqua acquattati, non si può uscire in piedi, quindi non si può entrare in piedi, non si può saltare acquattati e passati, quindi per <ride> forza di cose dovete passare da sopra e dovete farlo prima che spawn il boss, mi raccomando. Se poi nessuno degli altri membri della squadra avanza... Anche gli altri i, bot, i, i, bot, scusate, I Vex che arriveranno prima del boss e quelli dopo rimarranno dall'altra parte del, della stanza e non vi attaccheranno. Mi è capitato una o due volte che i minotauri mi hanno attaccato, però è stato proprio uno o due colpi sporadici che però come vedete voi fanno male, ok? Si possono sparare due colpi per farli fuori, che tanto stanno lontani. Non, non, potete sparargli quello che volete, gli staccate anche la testa agli goblin, gli obgoblin, minotauri. che Di solito vanno in furia e vi attaccano subito sotto. Vedrete che non vi attaccheranno in quel punto lì. È un glitch che ho scoperto oggi, ragazzi. Non so fino a quando durerà. Quindi utilizzatelo. E veramente, io l'ho usato perché ero veramente disperato che un mio amico, ha dovuto, un membro del mio clan, e un mio amico, ha dovuto purtroppo lasciare alla fine, non volevo lasciare il, eh, il boss da fare e ho trovato questo metodo fortuitamente, per fortuna, e siamo riusciti a batterlo in due, quindi in tre penso sia ancora più facile, perché alla fin fine basta sparargli nell'occhio centrale, lui starà fisso verso di voi, quindi non si girerà a destra-sinistra, a Sarà lì fisso davanti a voi ragazzi, dovete solo mirarlo con un cecchino da vuoto in questo caso, oppure... Se in, in un altro cala la notte ci sarà un um, braccio d'arco o solari con i danni maggiorati potete farlo tranquillamente. Però anche senza danni maggiorati ragazzi avete visto che abbiamo fatto fuori praticamente subito. Bene, con questo concludo il video. Volevo ringraziare il mio nuovo clan di Destiny, Legione Luminosa, per avermi aiutato oggi a fare il cala la notte. E grazie anche a loro che ho, sono riuscito a sfumare questo metodo. Grazie ragazzi e con questo concludo il video, spero che vi sia piaciuto e vi possa essere utile in questo canale notte e nei futuri canali notte che arriveranno. Un saluto a tutti e ai prossimi video ragazzi.